Sono di nuovo qui davanti al busto di Simón Bolívar perché voglio leggere appunto quello che noi abbiamo chiamato il terzo giuramento del Monte Sacro. Il primo è stato quello della plebe che si è qui riunita dopo aver attuato la successione, la secessione della cosiddetta appunto secessione della plebe, quella del giuramento di Simón Bolívar, e oggi noi proponiamo ormai da quasi 10 anni questa riconferma e riformulazione del giuramento, che adesso vado a leggere, andando a ricordare quello che ha detto poco fa il dottor Giorgio Vitali, che è importante la sensazione, il pensiero, il sussulto dell'animo e non del materialismo fine a se stesso, ma l'idealizzazione del potere del popolo nel suo insieme, della volontà del popolo, quindi non del del dittatore, del duce in ogni senso ampio, che se non supportata dalla forza e dalla volontà di sostegno da parte della plebe o del popolo in generale non ha nessun valore. E quindi leggo il terzo giuramento del Monte Sacro, oggi 21 aprile 2022. Nel nome di quanto è per me più sacro è l'Italia, nel mondo di tutti i martiri ed eroi italiani caduti a causa degli infami di qualunque nazionalità che ci hanno derubato nei decenni dei nostri diritti umani, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra ove sono e vincoli di fratellanza che mi sono stati dati, per l'amore congenito in ogni uomo ai luoghi dove nacque e dove vivranno i suoi figli, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il male, l'ingiustizia, l'usurpazione e l'arbitrio, per la vergogna di non aver sovranità di cittadino, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né politica, né sanitaria, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà ed il bene impotente ad esercitarla a causa dei lacci e catene della servitù della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per la consapevolezza dell'attuale impotente schiavitù, per le presenti ed ancora più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia di falliti, disoccupati, disperati, suicidati, appestati, tutti i figli di questa disperata e disgraziata nazione, per la miseria e la sofferenza dei milioni di italiani, io, consapevole della missione dell'Italia nel contesto internazionale e nel dovere di ogni uomo nato italiano di contribuire al suo adempimento, convinto del ruolo dell'Italia di grande nazione mondiale, e che ancora esistono in essa le forze necessarie a rifondarla, che il popolo è depositario di queste forze, che nel dirigere in favore del popolo e col popolo sta il segreto della vittoria, cosciente che la virtù sia nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sia nell'unione delle anime, degli intenti e nella costanza della volontà, dono il mio nome a Roma e all'Italia e giuro di offrirmi tutto e per sempre al fine di rifondare l'Italia come nazione sovrana, indipendente, libera e a misura dell'uomo, di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritto, azione, l'educazione dei miei connazionali per ottenere i nostri obiettivi e di raggiungere nel tempo la durezza d'animo soltanto con la quale è possibile renderci liberi, di non appartenere da questo giorno in poi ai partiti che ci hanno condotto all'attuale rovina, di uniformarmi ai principi, alle istruzioni e ai comportamenti che mi verranno trasmessi nello spirito di Roma e dell'Italia, da chi rappresenta con me l'unione dei miei compagni, di soccorrere per quanto possibile con l'opera, col consiglio e con gli esempi i miei pari nell'associazione italiana, romana, ora e per sempre, così giuro. Se io tradissi in tutto o in parte il mio giuramento, invoco fin da ora il marchio del disonore sulla mia testa ed il mio nome, l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro. Benissimo, bravo.